Scommesse da fare alla prossima asta del Fantacalcio. Prima di iniziare, come sempre, lascio mi piace come metodo di supporto al canale e ti ricordo anche che lunedì 9 agosto inizierò la pubblicazione del file Excel divisi per ruoli, quindi inizieremo dai portieri, poi difensori, centrocampisti e infine gli attaccanti. Tutti i reparti saranno divisi in fasce, un lavoro molto molto impegnativo che spero potrai apprezzare. Il modo migliore, diciamo, per apprezzare e supportare il canale sarà appunto guardare quel video, per cui diciamo ci è voluto tanto tanto impegno. Come fare? Iscriviti al canale, attiva la campanellina delle notifiche, così sei certo che non ti perdi alcun nuovo video, perché la notifica ti arriva qui sul tuo smartphone, sul tuo cellulare, così non ti perdi i video più importanti. Smettiamola però di perderci in chiacchiere e iniziamo ad analizzare le quattro scommesse che ho selezionato per questo video. Il primo lo vedete in grafica, stiamo parlando di Buongiorno, difensore centrale italiano del Torino ed è un classe 1999, quindi un giovanissimo. Ha chance per giocarsi la terza maglia in difesa del Toro, perché ricordiamo che il Torino gioca con tre difensori centrali visto che usa la difesa a tre. Diamo per scontati Bremer e Izzo come due titolarissimi, lui si gioca il posto con Lianco e con Riccardo Rodriguez e parte come favorito. In più ci aggiungiamo anche che Juric è un giocatore, un allenatore che non si è mai fatto problemi in carriera a lanciare i giovani difensori centrali. Pensiamo a Kumbulla e pensiamo a Lovato. In più ci aggiungiamo che Buongiorno ha già una discreta esperienza in Serie A, visto che non è un esordiente, ha già fatto qualche partita e quindi può stabilizzarsi, può stabilirsi, imporsi come titolare di questo Torino. Il suo prezzo è bassissimo, lo andiamo a acquistare a 1 e può avere un ottimo rendimento, visto che diciamo le aspettative sulla difesa di Ivan Juric al Torino sono molto alte. Infatti Bremer e Izzo possono far molto bene, di conseguenza Buongiorno può rivelarsi un ottimo difensore se acquistato al prezzo giusto. Prezzo consigliato, come vi ho detto, di un credito, ma un rilancio minimo può starci per un giocatore come lui, che attualmente parte come titolare del Toro. Seconda scommessa del video è Gaston Pereira, una scommessa persa dello scorso anno che quest'anno diciamo ripropongo come scommessa. Un giocatore che è in crescendo, però attenzione al mercato, attualmente è il titolare trequartista del Cagliari, sempre per mercato permettendo, perché potrebbe arrivare Nainggolan a prendersi il posto. Rog, ricordiamo, si è infortunato, si è rotto il crociato, proprio per questo Pereiro è nuovamente salito all'interno delle gerarchie del Cagliari. È un giocatore di quelli che piace a Semplici, uno di quei giocatori che riesce a creare superiorità numerica, però attenzione, anche con un possibile nuovo acquisto, un nuovo trequartista che scalza Pereiro in panchina, Pereiro resta comunque una scommessa interessante, perché per assurdo è un giocatore che riesce a far meglio a partita in corso quando le squadre sono stanche e soprattutto quando nelle difese ci sono tanti spazi. Un giocatore di qualità da mettere a partita in corso, scommessa che se appunto arriva un nuovo trequartista è più consigliata nelle leghe numerose, mentre se non arriva il nuovo trequartista è una scommessa per tutte le leghe. Terza scommessa del video è Ruggeri. Di lui ho già parlato in un altro video, il video sulle scommesse ad un credito all'interno dell'istone di fantacalcio.it, quindi qualcuno di voi già conosce questo giocatore. Stiamo parlando di un difensore al fantacalcio, ma che in realtà gioca come esterno di centrocampo, quindi stiamo parlando di un vero e proprio bug dell'istone. Si gioca il posto con Jarosinski, gioca nella Salernitana, arrivato in prestito dall'Atalanta, ed è arrivato quindi per giocare e soprattutto per crescere, anche perché se non dovesse giocare sarebbe stato diciamo meglio rimanere all'Atalanta a fare il vice Gosens. Invece no, non si è accontentato, si è messo in discussione e vuole giocare la Salernitana, ovviamente vuole far bene. Come ho detto in precedenza, si gioca il posto con Jarosinski, almeno i due all'inizio saranno in costante ballottaggio, ma ha le qualità per emergere e soprattutto diciamo Jarosinski non ha le grandissime qualità per fare il ruolo di esterno di centrocampo, essendo diciamo un terzino puro, mentre Ruggeri è nato come esterno di centrocampo, anche lui da non sottovalutare, però prezzo consigliato di un credito, perché comunque in ballottaggio almeno all'inizio per Jarosinski, e quindi non è diciamo un titolare low cost al 100%, ma può diventarlo nel tempo, quindi scommessa da un credito anche lui. Andiamo adesso all'ultima scommessa di questo video, che è Vojvoda. Ho messo lui e non Singo per diverse motivazioni. Innanzitutto perché Singo ha giocato alle Olimpiadi, mentre Vojvoda ha fatto la preparazione dall'inizio con Ivan Juric e quindi potrà partire almeno all'inizio del campionato titolare molte più volte rispetto a Singo, e in più Singo diciamo avrà anche la Coppa d'Africa e quindi salterà quel mesetto tra gennaio e febbraio, quindi Vojvoda potrà fare più partite. Stiamo parlando
Non ve l'ho detto, ma sicuramente lo sapete, di un difensore al fantacalcio, ma esterno di centrocampo nel Torino. Lo scorso anno ha dimostrato di poter essere un giocatore importante che può dire la sua nella Serie A e anche al fantacalcio, questo soprattutto nella seconda metà di stagione, visto che nella prima metà non si è visto tantissimo, si è visto più Singo rispetto a Bobo Dà, che è emerso dopo. Quest'anno può cambiare, può imporsi sin da subito e potrebbe anche, diciamo, relegare Singo, che è un ottimo giocatore al fantacalcio, a un ruolo più marginale. Comunque i due possono anche essere acquistati in coppia ad un prezzo contenuto. Bobo Dà è uno di quei giocatori che ovviamente non andiamo ad acquistare a uno, ma che comunque dovremmo acquistare con il 2% del nostro budget. In molte leghe anche a meno. Nelle leghe numerose, molto molto consigliata la coppia Vojvoda-Singo, dove più che di scommessa a quel punto parliamo quasi di una certezza, perché ci riusciamo a garantire l'esterno titolare del Torino ogni giornata. Bene ragazzi, questo video finisce qui, spero di esservi stato d'aiuto, se così fosse lasciate un mi piace come metodo di supporto al canale, se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.